Attenzione Brecco, ci sono due fratelli di Pomezia, camionisti, che dicono che tutti noi camionisti siamo fascisti. Sono due fratelli che non hanno capito un cazzo della vita e hanno la testa piena di merda. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Altro che fascisti, ma vaffanculo, avete la testa piena di merda. Ragazzi, io sto pensando ancora ai 35 mm dei testicoli di ottimo invece questi Antinori. Camionisti, questi camionisti comunisti, ottimo. Ma ottimo. Che ottimo. So che ci siete, so che siete tanti. Fatevi sentire, chiamate 800 24 00 24. Siete la maggioranza, ma tirate fuori, non dico che cosa, in questo, non quei 23 centimetri che avete del basso ventre, ma tirate fuori la voce, fatevi sentire. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, bravi, fuori, ci no, no, siete, ma continua, continua, siete tanti. Poi la parte migliore è avanti popolo, fuori il cannone, rivoluzione, capito? Come fa, come fa, come fa, come fa? No, cantala bene, dai, sciocca la zanzara, apparezzo, canta bandiera rossa. Incida il cannone, incida. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Ecco, si scalda, vai. Avanti popolo, fuori il cannone, rivoluzione, vogliamo far rivoluzione, noi vogliamo far rivoluzione, noi vogliamo far rivoluzione, noi vogliamo far evviva Boccia e la libertà. Ma non era Boccia, è un po' un conflitto di interessi, però voglio mettere insieme, voglio mettere insieme il nostro editore liberale vero che fa trasmettere questa trasmissione con gli ideali di sinistra che possono convivere nel grande ulivo mondiale che è rappresentato qui alla Zanzara, perché questa trasmissione rappresenta l'ulivo mondiale, tutto sommato, perché rappresenta il meglio della tradizione operaia con il meglio della tradizione dei padroni confindustriale. Non è vero. Questo è questa sintesi perfetta di rivoluzione e innovazione, capito? Tiene insieme il capitale, il lavoro, l'operaio massa e il padrone che non è più padrone della feriera, ma è illuminato, un padrone aperto, un padrone è impazzito, questo... ragazzi. Lei è un grande. Ecco. Chi è questo? Ecco, vedi il rabbino, Rav Shlomo Bechor mi scrive, mi hanno detto che hanno parlato di me alla radio, dico sei stato te? Sì, certo rabbino, ti aspettiamo presto per parlare di sessualità. Sì. Ed ebraismo, ecco, sì. No, sessualità, che cosa è sessualità? Quanto scopa, quanto non scopa? No, adesso non puoi metterla ma... così a rabbino. Ma come no, certo, assolutamente. Comunque sì, caro Shlomo Bechor, ti chiameremo magari domani e faremo sì. Questa Ennio chiacchierata da Milano, educata sui temi. Ennio da Milano, sì, molto educata. A Ennio. Noi cari. Ennio, vai. Dimmi, pronto? Dimmi, Ennio, dimmi. Pronto? Vai, dimmi, Ennio, è pronto. Beh, sembra che siamo... qui è pronto anche da mangiare. Ma intendevo dire, dopo aver sentito bandiera rossa, io adesso mi è passato anche l'appetito. Sì, ma infatti è una vergogna. Parenzo ha dato un timbro comunista a questa trasmissione che non è affatto... Cioè, è veramente una follia. La gente si ribella, dico, il comunismo è stato una merda! Il comunismo è stata l'oppressione dei popoli! È stata una roba pazzesca, ha ammazzato milioni di persone, una vergogna inaudita! E lui con bandiera rossa, hai cantato un inno di assassini! Hai cantato un inno che è stato il simbolo di un grande assassinio, di un grande olocausto mondiale! Ma figurati, un grande inno di liberazione dei popoli, dai, su. Se penso quando da bambino a scuola mi facevano cantare le canzoni dei partigiani, certo, che hanno liberato l'Italia dal nazifascismo, lei dovrebbe essere contento. Va bene, niente. Dai, comunque Ennio, io l'ho chiamato per un'altra cosa. Vergogna. Ho sentito di quella storia del